Expo Venni Sud 2017, altro appuntamento. Sono 2 anni che non abbiamo notizia attraverso gli schermi di vennintv.it di Giuseppe Trinca e del suo brand, il caffè Trinca. Giuseppe, ci siamo visti, mi hai detto un po' di cose, siete cresciuti esponenzialmente, avete tanto da raccontare, da dove cominciamo? Cominciamo con la presentazione di Caffè Cremeo, brand dedicato in esclusiva per il mondo del vending, creato appositamente per questo, perché il brand Trinca che abbiamo presentato in questi anni è scivolato sulla grande distribuzione, quindi abbiamo, per garantire i nostri clienti, abbiamo deciso di creare Cremeo, che è un brand studiato appositamente per i gestori, per le rivendite e tutto quanto. Cremeo è il nuovo brand che voi avete destinato alla distribuzione automatica, e nemmeno su base locale barra regionale, ma su base nazionale. Sì, sì, abbiamo presentato a maggio Cremeo al Venditalia, riscuotendo un ottimo successo. Adesso siamo radicalizzati un po' su tutta la nazione, abbiamo delle rivendite un po' sparse in tutta Italia e stiamo facendo un ottimo lavoro, davvero. Con quali sistemi, ovvero con quali formati? Oggi Cremeo si presenta in cialda, che è stato il nostro inizio, Capsula Point, Nespresso compatibile, Uno System, la novità di quest'anno, la Modo Mio, la lavazza Modo Mio. Che sono queste capsule presenti? Ecco, mostrale anzitutto alla telecamera. Questa è la Uno System compatibile, la lavazza a modo mio, la Point e la Nespresso, che non abbiamo preparato. Forse. Non abbiamo preparato, ma poco importa, perché eccola qui, eccola qui, eccola qui. Come diciamo, da giugno potenzieremo un'altra linea di produzione di queste capsule. E da luglio saranno pronte Dolce Gusto e Caffè Italy. Giuseppe, voi, insomma, io vi conosco da quando avevate una linea di produzione, lavoravate H24, avete prima 8 ore al giorno, poi 16 ore al giorno, poi 24 ore al giorno, poi è arrivata la seconda macchina, poi c'è stata la fiera Expo Venni Sud nel 2015 e poi non ci siamo sentiti visti per 2 anni perché siete stati indaffaratissimi. Oggi vengo qui e mi dici: ma sì, qualche novità ce l'abbiamo, 8 linee di produzione. Precisamente 7. Precisamente. Ma un'altra in arrivo. Sì. Anche abbiamo anche acquistato un impianto di torrefazione da 240 kg automatica, nuovo ingresso nel mondo Cremeo. Insomma, ce la stiamo mettendo tutta per essere presenti sempre di più sul mercato che ha una forte richiesta e comunque sia molto ampio. Giuseppe, quanto conta essere presenti anche all'estero? Conta molto, e noi ce la stiamo mettendo anche tutta su questo fronte, anche se penalizzati un po' dalle distanze, dai trasporti, però in questo momento all'interno della nostra azienda la percentuale è molto bassa, non è molto alta. Stiamo cercando di partecipare a fiere internazionali, da lì ci spingeremo, vedremo cosa ci cercherà il mercato. Vorremmo cominciare anche questo mercato nuovo, dato che il monoporzionato la sta facendo da padrone, da lì si vedrà. Proprio nella giornata di ieri, attraverso il nostro quotidiano online, vendingnews.it, abbiamo lanciato la notizia della ricerca effettuata dalla società di ricerche Nielsen, che indicava per l'anno 2016 2 segmenti di mercato che crescevano addirittura a 2 cifre nel settore retail. Parliamo del monoporzionato e del bio, olio, burro, margarina, alimentari e così via. Quello del monoporzionato è oggettivamente
un settore in cui ci sono grosse possibilità di sviluppo. Certo. Noi di fatto da 2 anni siamo un'azienda certificata biologico. Infatti una miscela bio. Assolutamente sì, la facciamo in cialde, in capsule, sta riscuotendo un buon successo, soprattutto nella grande distribuzione. Vediamo questo mercato sempre più ampio, stiamo cercando di andare anche noi sul compostabile, sulla cialda quantomeno, che sembra che si possa fare con molta più facilità della capsula. Siamo sempre alla ricerca di novità, perché questo mercato è molto molto grande e quindi stiamo cercando di fare il possibile per sviluppare il mercato anche oltre frontiera. Infine Giuseppe, noi abbiamo lì la telecamera, dall'altra parte ci sono più persone che stanno guardando l'intervista, voi state presentando un nuovo brand al mercato, vogliamo dar loro un messaggio ben preciso? Cremeo nasce come brand per il mondo del vending, soprattutto per questi negozi che sono sempre più presenti nel territorio, si contano almeno 3.000 negozi in tutta Italia. Noi stiamo cercando di essere sempre più presenti in tutti i negozi e vogliamo garantire loro che il prodotto è dedicato soltanto per questo tipo di attività. E allora? Facciamo in questo modo, a quale casella di posta elettronica possono scrivere loro che sono all'altra parte e che vogliono saperne di più per poter contattare te o comunque il reparto commerciale affinché possiate creare un contatto e una potenziale vendita, una potenziale nuova collaborazione? Potete inviare una mail a info@caffecremeo.it. Sarete contattati da un nostro venditore. Grazie Giuseppe. Amici, noi cominciamo a essere piuttosto stanchi, continuiamo naturalmente con le interviste. Io sto parlando di me e del cameraman. Tu sei stanco perché hai avuto tanta gente qui allo stand? Abbastanza. Sì, è andata bene, speriamo che adesso i contatti si trasformino in contratti. Io te lo auguro naturalmente, Giuseppe Trinca, per il marchio Cremeo Espresso che hanno presentato qui alla 7ª edizione di Expo Vending Sud, quella 2017. Saluto gli amici di VendingTV.it. Un abbraccio a tutti. Io nel frattempo, dopo il suo abbraccio a voi che siete dall'altra parte, continuo, non andate via perché non è ancora terminata, c'è tanto altro da presentarvi attraverso microfono e telecamera.